per esempio una palla si è un po' bloccata. Oggi tutti sognano di essere alieni rispetto agli altri. Questa diversità ossessiva fa sembrare tutti alieni dello stesso pianeta. Non esisto. Siamo noi gli alieni. Devo dire che io ci ho avuto a che fare, quindi, e credo di averli visti più di una volta. Davvero. Cioè, gli UFO, insomma, non gli alieni. No, gli alieni no. Cioè, gli alieni anche. Vabbè, comunque. Curiosità. Voglia di vederli, sostanzialmente. Una rivelazione. Kirby, uno schiavo. Insieme a Elvis, il re. Il pop per eccellenza. E li riguardo con altri occhi e scopro che invece quella cosa che da bambino mi li faceva schifare è la roba che da grande me li fa apprezzare. Comunque mi hai fatto un cazzo. Sembra il nome di una spinopolle. Io ti giuro non lo conosco. Disegno è libertà di sfogare quello che non sai dire con le parole. A volte è una figata, a volte è una rottura di cazzo. Materia. Sono stato senza e sono stato molto male, quindi. Serve, come si dice? Masturbazione. Patire, soffrire, agonia. È difficile. Non pensa a un'apocalisse del futuro perché sono concentrato su quella del presente. Pseudo fine del mondo. E no, niente, non succederà niente come nel 2013, come dico 2011. A meno che la gente riesca ad autoconvincersi così fortemente che succeda qualcosa che quindi farà accadere qualcosa, perché credo più che questa sia una possibilità. Futuro? La pubblicità di uno snack. Volgarità è un termine nobile, perché in realtà viene usato troppo spesso per contrastare una mancanza di qualcos'altro. Necessarie. Tante cose sono volgari. Le immagini sono volgari, spesso. Lo schiaffo di non capire che abbiamo esigenze tutte molto simili, ci vuole poco a venirsi incontro, insomma. Televisione. Ma cosa necessaria, a volte necessaria. È un sicario con la faccia da buono. Merda. Un padre di famiglia. Dead man walking, ecco. Un morto che cammina. Volgarità. La morte delle possibilità. Soldi sono come la volgarità, cioè non ne puoi fare a meno. Ti fa schifo, ma non ne puoi fare a meno. Figata, ma anche a volte una merda. Salute. Qualunque autore che debba, sicuramente deve fare i conti con se stesso ed è in un imbarazzo strano quando devi quantificare quello che fai. Volgarità moltiplicato per un milione. Un'allucinazione collettiva talmente ben strutturata che alla fine è perfino necessaria. Non riusciamo a ragionare senza avere degli stereotipi che ci rassicurino. Parola completamente vuota per descrivere a volte il vuoto. Una parola. Ah sì, saltiamo questa stupida. Un termine inadeguato per una cosa tipicamente americana. Una stronzata. Ma
mi davano emozioni, io li rileggevo, adoravo leggerli mentre mangiavo, mi sembravano una cosa che riempisse tantissimo l'anima, un connubio vincente. Io me la sentivo, non vedevo l'ora che arrivasse l'ora della merenda per leggere un fumetto mentre mangiavo la merenda. Marvel anni 70, quasi qualità, boh, mi davano del tempo da passare, figo. Alan Ford, era lì il primo fumetto italiano, del tutto italiano, che secondo me rappresentava anche il modo di essere degli italiani. E quindi niente, no? La ragione per cui ci tornavo è perché c'erano dei mondi da scoprire, insomma. È quella roba lì, viaggiare, diciamo. Topolinia, pioveva, a causa di un temporale c'era si innescava un blackout stranissimo, assurdo, a una cabina telefonica. E partiva in automatico una chiamata a tutti gli abitanti di Topolinia, nel cuore della notte. La Cavazzano con tantissimi tratteggi e un'ambientazione piovosa stile Blade Runner, difficile rimuoverla. Ma io non li leggevo in realtà, però li leggeva mio padre, perché su un quotidiano che leggeva lui, non so se era Paese Sera, una cosa così, c'erano delle strisce, i Peanuts, roba del genere, poi c'era Corto Maltese, io... Quelli sono stati, non Topolino, ecco, mio fratello leggeva Topolino. Io mi ricordo invece i fumetti di partito, capito? Quelli approvati dal Partito Comunista Italiano, quegli autori lì. Basta. Grande. Chi è che c'è? Beh, grazie. Aspetta, ci viene da ridere.